Inflazione in Germania, il dato è preliminare per il mese di marzo su base annuale più 7,3%. L'attesa era del 6,3%, quindi siamo al di sopra delle stime del mercato di un punto percentuale e il dato precedente era 5,1%, quindi per un aumento del 2,2%. Sicuramente è un altro dato che possiamo considerare allarmante e che anticipa in qualche modo il dato che poi verrà, insomma, troveremo prossimamente per quanto riguarda l'Eurozona. Interessante anche come la differenza tra l'inflazione e l'inflazione core, quindi privata dall'oscillazione dell'alimentare e del carburante, non sia così, diciamo, lontano. 7,3% inflazione, 7,6% inflazione core. Per quanto riguarda la Germania, anche in questo caso le attese si erano attestate di un punto percentuale più indietro, 6,7, e il dato precedente era 5,5. Se vogliamo vedere da quanto tempo non si vedeva un dato di questo tipo per quanto riguarda la Germania a livello di inflazione, beh, insomma, poi tra poco ve lo mostrerò, però siamo davanti a un, siccome il dato precedente era del 5%, quindi un aumento di 2 punti percentuali, la differenza anche dal punto di vista grafica è netta. Io credo che si debba tornare indietro a inizio degli anni 80, quindi siamo molto vicini a quella differenza rilevata anche negli Stati Uniti, dove, come detto, insomma, negli States così in alto non si andava appunto da inizio degli anni 80. La stessa cosa vale per la Germania ed è uno dei dati più importanti macro del pomeriggio assieme al dato del PIL sugli Stati Uniti. 6,9%, attenzione, su base trimestrale del quarto trimestre. L'attesa era 7,1, quindi siamo sotto le stime e si partiva da un 2,3%. Quindi c'è un aumento del PIL, ma non secondo le attese. 6,9 sì, positivo, ma attenzione, il mercato si aspettava un 7,1%. Chissà che anche questi dati non stiano contribuendo alla debolezza oggi degli indici europei. DAX meno 1,6%, 14.586 punti. Milano se la cava meglio, cede solo, tra virgolette, lo 0,4%. E ripartiamo da qui con Christian Ciuffa in collegamento con noi di Trend Online. Ben trovato, Christian. Ciao Giacomo, salve a te e a tutti gli spettatori. E allora aiutaci un po' a fotografare la giornata, il pomeriggio, anche in virtù di quello che accade a livello, diciamo, di notizie d'attualità, che comunque la fanno da padrone, fanno da market mover in questo momento. Sappiamo come gli Stati Uniti non abbiano escluso a priori un incontro Biden-Putin dopo, diciamo così, le bordate che entrambi si sono lanciate e che, diciamo, portano incertezza e volatilità a un mercato. Inoltre nel pomeriggio ci sarà una telefonata tra Draghi e Putin, mentre a Mariupol è stata bombardata la Croce Rossa. Queste sono le ultimissime dal campo di battaglia. E allora, Christian, a te la parola. Sì, Giacomo, è una situazione abbastanza critica, con vari spirali, almeno per quanto ci riportano le varie notizie. Il fatto è che i mercati però sono stati veramente contagiati a volte da questa variazione più o meno della situazione tra Russia e Ucraina, con la guerra, insomma. Il fatto che la Germania, io mi ricollego un po' a quello che hai già detto tu, cioè nel senso che più che altro abbiamo visto un FTSE MIB abbastanza lineare, almeno su quello che sono, diciamo, che erano le attese anche di cicliche, quindi di fine ciclo e di comunque anche le attese a livello tecnico. Perché? Perché abbiamo raggiunto comunque dei livelli importanti, per esempio il 7 marzo con l'arrivo intorno ai 21.000 punti, ma poi bisogna vedere, cioè in piena poi comunque guerra, e poi siamo ritornati a quei 25.005, molto coerente. Se ci fai caso, Giacomo, veramente il FTSE MIB è quello più coerente di tutti, sì. Perché è ritornato proprio su quel livello in cui tantissime volte l'abbiamo visto protagonista. Infatti
da giugno del 2021, giugno, settembre, poi novembre, è stata veramente un livello statico, i 25.500, Ma che sì, se... pre-Covid peraltro, no? Esatto, Sì. sono dei livelli, è un livello molto molto importante da tenere sott'occhio, e ecco perché la mia analisi si basa proprio su quel livello lì, perché in questo momento abbiamo meno volumi, diciamo, rispetto a quei 26.000 e quei 24.500 e quei 27.000, punti, ma i 25.500, essendo secondo me un livello, è diventato praticamente psicologico nel vero senso della parola, oltre che tecnico. Secondo me lì bisogna trattenere un pochettino il fiato e aspettare qualche giorno, perché secondo me alla rottura di quel prezzo si arriva automaticamente a quei 27.000. Però mettendo nell'ago della bilancia anche altri aspetti a livello, diciamo, di macroeconomia, ma più che altro di economia interna italiana, secondo me andremo ancora a vedere quel livello tra i 24.500 e i 25.500, che potrebbero essere protagonisti almeno fino a fine settimana. Nel lungo periodo, secondo me, allo scadere anche, e alla, diciamo, al concludersi, spero, di un'azione militare forte come è in questo periodo, quindi magari a un riassetto un pochettino più verso la pace che non verso la guerra, secondo me poi possiamo intravedere magari lo scavallamento di quei 25.500. Notiamo anche, Giacomo, un altro aspetto, che gli indici, di tutti gli indici, diciamo, che in questo momento hanno come, diciamo, protagoniste quelle aziende che comunque come import e export, sto parlando comunque di aziende ad alta capitalizzazione, secondo me l'Italia e l'Inghilterra sono quelle in cui, secondo me, da puntare maggiormente, sono quei due indici da puntare maggiormente almeno fino a metà di aprile. Questo perché? Perché secondo me l'Italia ha delle aziende importanti che riescono a far oscillare meno comunque la propensione al rischio da parte degli investitori. Ma poi anche l'Inghilterra, se noi andiamo a vedere proprio l'indice Giacomo inglese, il FTSE 100, notiamo che sta ritornando verso i massimi ai 7.075, i massimi ovviamente di periodo, quelli che abbiamo testati gli 11, ecco, di febbraio. Quindi non voglio dire male e peggio, ma comunque secondo me, nel male, diciamo, che abbiamo in questo momento come macroeconomia, quelli che gli indici che si salvano maggiormente sono FTSE MIB e FTSE 100 inglese. Ovviamente ne fanno le spese nell'ambito europeo, specialmente quello tedesco, perché non solo perché è stato quello peggiore, ma più che altro quei 15.000 punti che abbiamo visto come, diciamo, ripresa. Rispetto, se andiamo a vedere la percentuale di ripresa, secondo me il FTSE 100 è molto più performante in questo momento di tutti gli altri, appunto, incluso addirittura anche il FTSE MIB. Secondo me i 7.500 superati dal FTSE 100 sono un buon trampolino di lancio per quei 7.845 di lungo periodo che avevo, diciamo, adocchiato già da qualche tempo. Se vuoi, ecco, ti dico un po' un parallelismo anche con lo Standard & Poor's. Se abbiamo un attimino di tempo sugli indici, Giacomo. Beh, ti avrei insomma anche diciamo un po' punzecchiato su Wall Street, quindi volentieri. Ok. I future intanto sono negativi, ti preparo, ti apparecchio un po' la tavola, Nasdaq 100 meno 0,5%, mini Standard & Poor's meno 0,3%, anche il Russell sotto la parità meno 0,35%. Dicevi volevi partire dall'S&P, giusto? Sì, perché volevo un po'
darti quello che era la mia visione, diciamo un parallelismo tra l'Europa e comunque gli Stati Uniti, che se andiamo a vedere come si sono comportati nonostante il Fed, diciamo nonostante sanzioni che comunque come un boomerang comunque sono ritornate, almeno in parte, sia in Europa ma anche negli Stati Uniti, avendo poi immesso nel mercato una situazione comunque di alert riguardo per gli investitori. Secondo me il fatto che sia ritornato ai 4.600 dopo, e sinceramente ancora ho un segnale di ritracciamento, ma pur sempre però un segnale rialzista, diciamo, in questo momento, anche se abbiamo due segnali appunto di ritracciamento, di correzione, che è uno un Gartley pattern, un Cypher pattern, che il 78%, cioè la conclusione del pattern, è proprio 4.650, e abbiamo anche un RSI che margina sopra l'ipercomprato. Secondo me potremmo dire che rispetto a un'Europa che potrebbe magari riuscire a prima, diciamo, dello Standard & Poor's, potrebbe riuscire a essere più performante. Secondo me, per quanto riguarda Standard & Poor's e comunque di rigetto, ti dico un po' anche Nasdaq, secondo me lo Standard & Poor's tornerà un attimo in correzione, almeno fine 4.500, e vedo anche un Nasdaq che secondo me potrebbe rimbalzare sopra i 14.700. Quindi secondo me io troverei, rispetto appunto all'Europa, una forza relativa abbastanza minore per quanto riguarda gli Stati Uniti. È interessante i 14,7 che rappresentano i minimi del 14 gennaio scorso e anche insomma, un livello che era stato in qualche modo testato nel mese di ottobre 2021. Quindi interessante i 14,7 che ci ha indicato insomma Christian in questa ampia analisi sui mercati che, come detto, oggi sono negativi, eccezion fatta per Londra, di cui abbiamo appunto questo grafico daily, e che ci mostra come insomma siamo sui 7.500, non troppo lontani dai 7.000 quasi e 7 che aveva raggiunto il 10 febbraio scorso, che rappresentano non il massimo storico ma un massimo interessante che non veniva contemplato da gennaio 2020. Quindi anche in questo caso si parla di dati pre-Covid. È una seduta interessante quella di oggi, anche in virtù di quello che accade sul petrolio, con il prezzo che torna a correre, dato anche il fatto che l'OPEC non abbia mostrato alcun tipo di, diciamo, comprensione, di generosità nei confronti diciamo, del contesto internazionale, che avrebbe bisogno di una produzione più ampia per rallentare il prezzo del mercato. Evidentemente i produttori, e parliamo di OPEC Plus, dove è contemplata anche la Russia, l'aumento preconcordato di 400.000 barili al giorno è realisticamente il meglio che ci si può aspettare per quanto riguarda la giornata di domani. E infatti il petrolio vola, 108 il WTI, più 3%, 114 il Brent, più 2,6%. Io però, caro Christian, volevo avere da te qualche informazione in più anche sul fronte del Forex, perché oggi abbiamo un dollaro sotto i 98 punti, 97,97, con un minimo a 97,8, quindi siamo andati anche più giù, anche se vediamo diciamo nell'ultimo mese di marzo, quando il dollar index è finito proprio su questi valori, il mercato poi lo ha sempre ricomprato. Euro-dollaro è piuttosto vivace, 1,1128 più 0,4%, e siamo ai massimi del mese. Christian. Sì, Giacomo, ti dico che principalmente una riflessione che stavo facendo proprio proprio questa mattina, sul dollaro americano, che secondo me quel livello dei 99 punti, secondo me, è anche indice del fatto che siamo in un fine ciclo tecnico di lungo periodo. Comunque abbiamo gamba 5 che si è sviluppata praticamente dall'11 gennaio, e quindi probabilmente io già mi diciamo quel livello era molto importante per me
per una possibile inversione, almeno ad arrivare sui massimi del 23 di novembre, cioè intorno ai 96,8. Diciamo che quello che io mi aspettavo, cioè il ritorno diciamo, la correzione più che altro di lungo periodo, me l'aspettavo attorno ai 100 dollari, quindi siamo ai 100 punti, quindi siamo lì come linea di massima. Il fatto che però ovviamente nonostante dei stimoli che sono diciamo arrivati anche abbiamo visto l'indice al consumo, abbiamo visto anche diciamo le scorse in questo mese più che altro dei valori abbastanza positivi per quanto riguarda gli Stati Uniti. A eccezione fatta di oggi, però diciamo che in fondo me l'aspettavo un'inversione di tendenza intorno a quel prezzo. Fatto questo ragionamento, l'euro-dollaro, secondo me, che dapprima era molto ribassista e quindi tendenzialmente lo vedevo ancora intorno ai 105, agli 1,05, perché comunque il dollaro era rafforzativo e quindi comunque tendeva ancora a non smettere di invertire. Io invece adesso ho diciamo ho ripreso un po' in mano questo ABC di pattern e questo diciamo anche piccolo ciclo che è venuto a terminare proprio sui minimi del 7 marzo. Secondo me potrebbe arrivare benissimo agli 1,13 e 380, che è dove c'è un'ampia zona volumetrica, dove c'era un supporto, anzi in questo caso una resistenza molto Ah, importante sì. che veniva da tantissimo tempo. Quindi secondo me è importante due cose per quanto riguarda il dollaro, ma di per sé l'euro-dollaro, diciamo in questo momento il raggiungimento dei 13 degli 1,13 e 3,90, che potrebbero garantire anche un arrivo intorno addirittura agli 1,15, quindi che è un'altra zona volumetrica e anche una resistenza molto forte, e poi secondo me di conseguenza anche un ritracciamento che potremmo vedere dopo quell'enorme diciamo flusso positivo sul dollaro yen. Perché? Perché comunque se andiamo a fare anche lì un'analisi veloce, anche sullo yen abbiamo avuto questa esplosione molto forte del dollaro, che ha partecipato a un'altra riflessione, cioè quella un'incisiva correzione. E quello lì è un altro aspetto importante, perché USD yen, diciamo, io lo vedrei attorno ai 118 e 500. Quindi diciamo quei due I due diciamo strumenti più importanti del Forex in questo momento li vedrei attorno a questi valori. Poi se aggiungiamo anche il fatto che abbiamo avuto anche segnali dall'oro che si è fermato su una soglia Eh sì. abbastanza importante, e quindi allora lì diciamo il ragionamento fila, cioè nel senso che potrebbe Tutto avvenire. torna. Esatto, concludiamo il cerchio. Esatto, Giacomo. Quindi secondo me il dollaro potrebbe veramente essere molto meno performante rispetto ai mesi scorsi. Beh, dollaro-yen è sicuramente il cambio che ha fatto che ha registrato la volatilità maggiore anche in virtù delle decisioni prese dalla banca centrale giapponese, che in buonissimissima sostanza ha detto siamo pronti a fare qualunque cosa per insomma, spendere qualsiasi cifra per acquistare titoli di Stato e per in qualche modo cercare di stimolare l'inflazione, che al contrario del resto, non dico del pianeta, ma al contrario del resto dei paesi maggiormente industrializzati, e quindi Eurozona, America, non la Cina, ma comunque rispetto Certo. all'Occidente, ecco, l'inflazione è ancora piuttosto bassa e questo ha comportato una vendita di yen che si è andata a sommare all'acquisto di dollari che comunque è forte in questo periodo ed eccoci lì.
lì è quota 125 per quanto riguarda dollaro yen. Abbiamo parlato anche di euro dollaro. Christian, ti chiedo come di consueto anche una battuta finale sul Bitcoin. Regia, vediamo anche, cambiamo anche il titolo, perché ecco, paura in alta quota. $50,000 sembrano molto vicini, ma non così tanto. Sembra quasi che si voglia mantenere lontano da quella, da quel target, come se ci fosse un timore, una volta raggiunto, come già era accaduto a dicembre, il rischio è di tornare e di tornare giù. Ovviamente qui parliamo di, facciamo un ragionamento prettamente tecnico, perché anche in questo caso sulle cripto ci sarebbe da fare ampi ragionamenti sul ruolo che possono avere le cripto e che stanno avendo all'interno del conflitto. Ma ragionando sul tecnico, Christian. Sì, Giacomo. D'accordo, puoi anche, puoi anche correggermi se sbaglio sulla, sulla paura in alta quota, senza problemi. Allora, no, ma allora, diciamo che io lo vedrei infatti in questo momento sorpassato quei 47.000, che comunque era una bella soglia che sinceramente, a parte i volumi, ma era anche una soglia importante da moltissimo tempo. Infatti se andiamo a vedere anche dicembre del 2021, agosto del 2021, c'è sempre quei 47.000 che effettivamente hanno fatto un po' da bilanciere. Ma secondo me i 50.000 sono più che altro un limite psicologico tecnico, più che ovviamente anche c'è un ragionamento, come dicevi tu, più ampio. Però secondo me quei 50.000 sono un raggiungimento che per ora, cioè nel brevissimo periodo, non li vedo da come scavallamento praticamente, ma vedo più un prezzo tornare magari per riaccumulare, proprio perché in questo momento dal 27 dicembre fino ad ora c'è stato un periodo di lateralizzazione, che addirittura si è formato anche un gartley pattern importante, dove abbiamo un'inversione proprio sui 48.500. Il fatto che ci sia quei 43.000 che sono stati comunque molto importanti in vari aspetti, perché li vediamo per esempio a marzo, nel breve periodo, diciamo nel medio periodo, li vediamo anche a marzo, li vediamo anche a gennaio del 2022, sono stati testati molto oculatamente dal mercato. Secondo me potrebbe esserci il fatto che, come dicevi tu, un ritracciamento di breve, cioè comunque una specie di riaccumulo per rafforzarsi ancora di più, per poi secondo me arrivare a 55.500, che è poi è una soglia quella che io avevo messo come target di lungo periodo. Secondo me quindi da aspettare un attimino, ecco, l'attesa del ritorno intorno a quei soglia tra i 44.000 e i 43.000, secondo me può essere molto importante per trovare il giusto flusso sul Bitcoin. Non dimentichiamo anche il fatto che Bitcoin ha concluso un test a spalle importante, dove praticamente la spalla sinistra è a settembre, il centro, la testa, è a ottobre, e la spalla di destra il 27 di dicembre. Quindi significa che dopo la rottura che ha portato poi a quel minimo a 33.000, secondo me qui ci può essere, a tutte le carte in tavola, nel medio periodo di poter sviluppare un trend molto più forte fino ai 55.500. E allora grazie Christian, ringraziamo Christian Ciuffa, Trend Online, seguitelo sul nostro sito di riferimento e alla prossima, buon lavoro. Grazie anche a te Giacomo, grazie a tutti i telespettatori, buon trading a tutti. Bene, adesso ci fermiamo.